In un'ora e mezza. In un'ora e mezza ho dovuto leggere tutto questo. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Questo voi già l'avete avuto, no? Che è il calendario degli impegni del prossimo mese. Potete ancora recuperarne dietro qualche copia, oppure andate ad aprire il sito sul sito della parrocchia. SS Trinita, senza l'accento, Trinita, Napoli.it. Potete anche mettere la vostra email, così avrete la newsletter, cioè nel senso che sarete avvisati di tutte le iniziative. Mese di dicembre è un mese intenso. Ci sarà un gruppo di noi che adesso andrà per gli esercizi spirituali ad Assisi, ma domenica iniziamo il tempo di Avvento, che è un tempo pieno. Tant'è vero che il mese noi l'abbiamo intitolato il mese dell'attesa, il mese della nascita, Avvento. E fermo restando che avremo impegni intensi di spiritualità, perché ci saranno le catechesi, come sempre, martedì e venerdì, ci sarà l'adorazione, come sempre. C'è il giorno della riconciliazione, lo dovete segnare, giorno 20 alle ore 19, cioè il giorno in cui ci confessiamo prima di Natale, chiediamo perdono insieme al Signore. Ma poi ci sono degli appuntamenti che anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista comunitario, familiare, ci fanno crescere, sia nell'approfondimento delle conoscenze, sia nella gaiezza dello stare insieme. Appuntamenti come il secondo, il 6 della terapia del dolore spirituale, il 6 dicembre alle 19, il mattino invece del 7 dicembre abbiamo un grande momento di festa per i nostri bambini, portateli tutti. Ho fatto venire apposta, ma proprio professionisti, per la festa dell'albero, no? Si fa dappertutto. Sabato mattina alle 11 c'è uno spettacolo con Babbo Natale e Mago Francesco per fare festa con i bambini. Soprattutto i bambini avranno una missione, quella che il giorno dopo, che è la giornata dedicata a loro, che è la giornata dell'Immacolata, dove vi ricordate mandano al cielo il palloncino con la preghiera, dovranno portare un regalino sotto quell'albero che avranno acceso, perché il primo impegno che noi prendiamo, perché non è che possiamo fare gli incontri e poi lasciare lì, che quest'anno i giocattoli che raccoglieremo andranno, con l'aiuto di Padre Francesco, ai figli di carcerate di Poggioreale. Così i giocattolini che loro porteranno saranno la befana dei figli di carcerate. L'8, dalla settimana dall'1 all'8 c'è la vendita di beneficenza. Vendita di beneficenza che insieme alle giornate domenicali che faremo per l'adozione delle famiglie povere ci permetterà di dare un supporto questo Natale a 1000 famiglie dislocate tra le Salicelle di Afragola, Arzano, parrocchia del Cuore Sacro e Torre Galata. Per questo motivo l'agenda sociale, che ci sarà il giorno 19 alle 7, sarà proprio con Padre Nazzaro delle Salicelle e Padre Overa di Arzano, che parleranno delle periferie. Come si può annunciare il Vangelo in zone così scarrupate, direbbe qualcuno. Mentre invece per l'agenda cultura, il giorno 11 c'è agenda arte, per il primo incontro, credo che sia l'11 se non sbaglio, dovrebbe essere il giorno 11, vado tutto a memoria, sì, mercoledì 11, la Domus Ecclesiae, incominciamo, è mercoledì,
lo facciamo un giorno prima perché abbiamo altre cose, il 12, dove il professor architetto Ugo Carughi, che è sovrintendente alle belle arti, ai beni artistici, architettonici e paesaggistici, parlerà di arte e di Vangelo, incominciando dalle origini paleocristiane. Ma avremo anche altri momenti, come per esempio il concerto gospel il 23 alle 7, oppure il musico Forza Venite Gente il 26 sera, oppure il 28 che è sabato andiamo dalle 4 del pomeriggio, prendiamo i pullman, andiamo a vedere il presepe vivente di Torre Galata, celebriamo messa e poi ci facciamo cena insieme. Poi andate a vedere tutto il resto che ci sta, soprattutto anche perché vado a mente, come vedete la parrocchia si muove, vive la propria intensità. Oggi abbiamo avuto il dono da Papa Francesco di questo documento che si chiama Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, che è indirizzata ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, quindi è indirizzata nella lettera che è arrivata a voi, sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Io credo che sia il caso fare qualche riflessione stasera, siccome è calda ancora, è ancora calda, prima che vi consegnano solo dei titoli, no, in televisione, possiamo in qualche maniera avere qualche spunto. Questa lettera si chiama esortazione apostolica, cioè il Papa esorta tutta la Chiesa in ragione di quello che succederà l'ottobre del 2014. Nell'ottobre del 2014 i rappresentanti di tutti i 5.000 vescovi del mondo arriveranno a Roma per quello che viene chiamato Sinodo dei Vescovi. È un sinodo ordinario perché ogni 5 anni i rappresentanti di tutti i vescovi del mondo stanno lì. E questo sinodo è preceduto dal tema di fondo che il Papa in qualche maniera dice: io vorrei che voi riflettesse su queste cose. Ed è stato anche accompagnato da un questionario di 38 domande che arriveranno in tutte le parrocchie su temi anche abbastanza problematici, perché bisogna annunciare il Vangelo nel mondo di oggi, ma anche alla realtà del mondo così come si presenta. Ora, innanzitutto, questa lettera del Papa è nuova per il linguaggio che usa, perché è fresco, non è canonico, non usa, tonalità clericali, per cui è immediato. Anzi, il Papa a un certo punto si scusa pure, che non è una lettera ufficiale, un'esortazione. Il Papa che dice alla fine, quando dice a un certo punto: ho accettato con piacere l'invito dei padri sinodali di redigere questa esortazione, nel farlo raccolgo la ricchezza dei lavori del sinodo, ho consultato anche diverse persone, esprimere le preoccupazioni che mi muovono in questo momento concreto, ho rinunciato a trattare in modo particolareggiato queste molteplici questioni che devono essere oggetto di studio. Non credo neppure che si debba attendere dal Magistero papale una parola definitiva o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa o il mondo. Il Papa che dice: non vi aspettate a me tutte le risposte. State voi, incominciate a ragionarci. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso avverto la necessità di procedere in una salutare decentrazione, cioè che è una grande rivoluzione, cioè decentralizzazione.
Non vi aspettate che il Papa abbia la soluzione a tutti, provate ad entrare nella vostra realtà. Invito ogni cristiano, quindi anche voi sta invitando, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù. Non c'è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui. Non c'è ragione per pensare che qualcuno pensi che questo invito non sia per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Chi rischia, il Signore non lo delude. E quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che lui già aspettava il suo arrivo a braccia aperte. È bellissimo, no? Nessuno dice: ma io tengo... No, pure per te Gesù c'è. Ma io tengo problemi di famiglia, tengo problemi... No, pure per te. Dunque, la trasformazione della Chiesa. Il primo capitolo: per avere un Vangelo della missione, un nuovo Vangelo, è necessario trasformare la Chiesa. Ovviamente, come si trasforma la Chiesa? E lui dice: io credo che per vedere una Chiesa trasformata bisogna che ci sia una Chiesa in uscita. Bellissima immagine, no? Una Chiesa in uscita. Un'uscita che sia prendere l'iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare. Sono termini che lui usa. La comunità dei credenti, la Chiesa, cioè quelli che credono, devono prendere l'iniziativa. Cioè non aspettare che il mondo avanzi e tu ci corri dietro. Prendi l'iniziativa, rischia. Lui dice: vogliate scusarmi per questo neologismo? Carino, no? Un Papa che dice: vogliate scusarmi per questo neologismo? Prendere l'iniziativa significa... deve fare il primo passo, senza paura, andare incontro, cercare i lontani, arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Oh, prendere l'iniziativa. Non aspettare che loro vengano a te. E cosa significa questo? Perché questa è la premessa. Come faccio a parlare con gli esclusi? Offrire misericordia, frutto dell'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre. Osiamo un po' più di iniziativa. Offrire misericordia. Come conseguenza, la Chiesa sa coinvolgersi, lavare i piedi. E il prete, la Chiesa, i vescovi devono poter avere, usa questo termine, l'odore delle pecore. È bellissima come immagine. Gli evangelizzatori devono avere l'odore di pecore. Perché non è che tengono l'odore di una casta lontana, perché si compromettono. Come puzzano i pecore d'oia, così tu devi portare il loro odore addosso. Bellissima immagine. Non è un separato l'evangelizzatore, è uno che sta dentro. Usa pazienza l'evangelizzazione. Si prende cura del grano. Il seminatore, quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Quanto è bella questa immagine. Seppure tu vedi il male nel mondo, non stai sempre là a gridare. Dice: non ha visioni allarmiste, perché deve avere pazienza. Poi dice una cosa che è bellissima: deve avere un atteggiamento gioioso, bello. Certo, a un certo punto lui dice: è certo che dobbiamo celebrare la Quaresima, non è che dobbiamo celebrare spiritualmente la Quaresima per tutta la vita, c'è sta pure la Pasqua,
Quante volte vi ho detto i cristiani tengono sempre una faccia di chi ha passato un guai? Noi dobbiamo pur prenderci e riprenderci la vita. È necessario un improrogabile rinnovamento ecclesiale. Qui ve lo leggo perché sembra proprio che, io non credo, però questo sembra proprio un pezzo. Allora, sogno una scelta missionaria per la Chiesa, capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, i linguaggi e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. Gli stili, i linguaggi, gli orari. Tu non devi pensare che mi fate sempre così. Tu devi adeguarti al mondo, non è che il mondo deve adeguarsi a te. La riforma delle strutture che esige la conversione pastorale si può intendere solo in questo senso. Fare in modo, cioè tutte le strutture della Chiesa, che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia aperta, che ponga tutti gli operatori pastorali in costante riferimento all'uscita. La parrocchia non è una struttura caduca, proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore della comunità. Questa è una rivoluzione che io sto professando continuamente. La Chiesa che sta a Via Tasso è diversa dalla Chiesa che sta alla 167 di Secondignano. E la Chiesa che sta a Via Tasso non è detto che deve essere la stessa che sta a Piazza Europa. Deve essere diversa. Non è che tutti devono fare la stessa cosa perché sennò non ci sta l'unità. Non è così. Ognuno segue il suo percorso in ragione dell'adattamento della parola alla differenza delle persone. La Chiesa deve vivere in mezzo alla casa dei suoi figli e delle sue figlie. Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie, con la vita del popolo, non diventi una struttura prolissa. E poi, le altre strutture ecclesiali, cioè le altre comunità che stanno sul territorio, istituti religiosi, cammini neocatecumenali, focolari, carismatici, piccole comunità, movimenti e altre forme di associazione, sono una ricchezza per la Chiesa. Certo, devono portare un nuovo fervore evangelizzatore, ma è molto salutare che non perdano il contatto con la realtà della parrocchia, tanto ricca, e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa. Non è che tu sia comunità neocatecumenale, o i carismatici, o sia in monaco in Nazareth, o quello che un sacro può, ognuno si fa a chiesa che vuole. È la vita della Chiesa che deve essere integrata. Anche la diocesi, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del Vescovo, è chiamata alla conversione. Quando dice è la Chiesa incarnata in un determinato, il Vescovo deve sempre favorire l'evangelizzazione missionaria. Perciò a volte dovrà stare avanti per indicare la strada, ma altre volte deve stare indietro per andare a recuperare quelli che avanti non ci fanno stare. Mamma mia. Ma sentite questo passaggio, qua sta la rivoluzione di tutto. Voi mi dovete scusare se stasera parliamo di questo, ma questo è il fatto. Da questo momento, se questo documento avanza, e tutto cambia. Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, è il Papa che parla, dice, visto che io chiedo ai preti, ai laici, ai vescovi il cambiamento, dal momento che sono chiamato
a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato. Non si è mai sentito? Mai. Il papato non ha mai messo in discussione se stesso. Mai. A me spetta, come vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione. Anche, lui dice, Giovanni Paolo II aveva posto il problema, siamo avanzati pochi in questo senso. Cioè non hanno fatto un passo innanzi. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l'appello ad una conversione pastorale. Il Concilio Vaticano II ha affermato che in modo analogo alle antiche chiese patriarcali le conferenze episcopali possono portare un molteplice e fecondo contributo. Ma questo auspicio non è stato realizzato, perché non si è ancora esplicitato il passaggio del potere dalla Chiesa centrale alle conferenze episcopali. Un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa. Mamma mia! Cioè lui sta spogliando del potere temporale la Chiesa. Lo sta spogliando. Guarda che ore sono, non voglio stancare. Vi faccio qualche altro passaggio che vi riguarda. Allora, un altro passaggio. La Chiesa in uscita è una chiesa con le porte aperte. Con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. La Chiesa è chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. Cosicché, se qualcuno vuole seguire una mozione dello Spirito, non deve incontrare la freddezza di una porta chiusa. Quante porte in faccia abbiamo chiuso alla gente? Io mi rendo conto, ma mi sembra quasi che si ripeta un articolo di 2 settimane fa mia. Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale. Tutti possono far parte della comunità e nemmeno le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. È il Papa che parla, eh? Questo vale quando si tratta di quel, soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è la porta, il battesimo. L'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma è un generoso rimedio e un alimento dei deboli. È un Papa che parla, eh? Ma sono io rivoluzionario. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è un dogma, è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Bellissimo. Che potenza di parola. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario, deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Ma chi deve privilegiare?
Quando uno legge il Vangelo incontra un orientamento molto chiaro. Non tanto gli amici e i vicini ricchi, bensì i poveri, gli infermi, coloro che sono disprezzati e dimenticati, che coloro che non hanno da ricambiarti. Usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. Ripeto, qui per tutta la Chiesa, ciò che molte volte ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Aires. Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Mamma mia, non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù. Cristo senza una comunità di fede che ti accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Abbiamo trasformato in viziosi quelli che viziosi non erano. Vi ricordate? L'ho scritto. Più della paura di sbagliare, spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che eccetera eccetera. Ora, teniamo 5 minuti ancora. Sarebbe tanto da dire, una rivoluzione l'ha scritto, non è che aspettate 6 mesi, però poi parla di economia, credo che economia della crisi che ho scritto un anno fa. Vabbè, vengo solo i titoli. No a un'economia dell'esclusione, no a una nuova idolatria del denaro, no a un denaro che governa invece di servire, no all'inequità che genera violenza. Alcune sfide culturali, questa per quanto riguarda dunque. Allora, qua ci sta una cosa importante. Non ho fatto cadere niente, mi serve per domani. Ecco, quando dice la famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società. Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione e lui dà delle soluzioni qua, ma ci allunghiamo. Allora, non era questo che volevo leggere. Dunque, ah, ecco, è anche vero, parla della pietà popolare, no? È anche vero che a volte l'accento, più che sull'impulso della pietà cristiana, si pone su forme esteriori di tradizioni di alcuni gruppi o in ipotetiche rivelazioni private che si assolutizzano. Cioè, in altri termini, il criterio è quello di assolutizzare delle rivelazioni o delle visioni. Esiste un certo cristianesimo fatto di devozioni, proprio di un modo individuale e sentimentale di vivere la fede, che in realtà non corrisponde ad un'autentica pietà popolare. Alcuni promuovono queste espressioni, ce ne sono tante in questo momento, senza preoccuparsi della promozione sociale e della formazione dei fedeli, e in certi casi lo fanno per ottenere benefici economici o qualche potere sugli altri. Nemmeno possiamo ignorare che negli ultimi decenni si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico. Cioè, lui dice, stanno sorgendo un sacco di movimenti pseudo-spirituali che fanno più leva sull'emotività e creano più suggestioni, creando
dando più potere a chi dà e inventa questi percorsi spirituali, piuttosto che inserirli nel percorso autentico della Chiesa. E questo è un rischio. Ma a coraggio. Vado alla conclusione perché non vi sta. Allora. Dunque. Questo capitolo che poi concludiamo si chiama No al pessimismo sterile. Dice: la gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere. I mali del nostro mondo e quelli della Chiesa non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro fervore. Consideriamoli come sfide per crescere. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità, bisogna andare avanti senza darsi per vinti e ricordare quello che disse il Signore a San Paolo: ti basta la mia grazia. È evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una disertificazione spirituale, frutto del progetto di società che vogliono costruire senza Dio. Ma è lì che noi dobbiamo annunciare. È lì che dobbiamo portare il valore della nostra gioia. È proprio partire dall'esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere. Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere. Non lasciamoci rubare la speranza. Ha scritto così proprio, Sta scritto proprio così, non è? Non lasciamoci rubare la speranza. Concluso così, sta qua. Chissà da dove è venuto questo titolo. Vabbè, ci fermiamo qua. Ritengo che se vi fa piacere, perché è lungo, voi scaricatevelo da internet. Evangelii Gaudium, ma basta scrivere Papa Francesco esortazione, esce tutta, ve la leggete attentamente, perché questa è una grande meditazione. Mi dovete scusare l'entusiasmo, ma fondamentalmente è dopo il Concilio Vaticano II, che noi, cioè 50 anni fa, che noi non avevamo una chiarezza così estrema, non perché gli altri non hanno parlato chiaro, nel recuperare la sfida pastorale della Chiesa. Fino ad oggi ci siamo preoccupati della sfida dottrinale della Chiesa, cioè i pontificati precedenti si sono preoccupati di fare muro rispetto a quello che loro chiamavano il relativismo, dicendo: il mondo sta inguaiato perché sta seguendo dottrine e pensieri sbagliati, per cui li dobbiamo sfidare sulla cultura. E quindi il merito del confronto era sui valori diversi. Francesco usa un atteggiamento diverso, dice: io i miei valori non li svendo, ma io devo dialogare con questo mondo e la sua differenza. Non è che devo mettere argini e barriere, devo entrare nel loro mondo usando un linguaggio che loro comprendono. Per poter usare questo linguaggio io mi debbo compromettere, cioè mi debbo sporcare della realtà. Una volta che ci sono entrato dentro, se mi fanno entrare come un verme dentro la mela, se mi danno l'opportunità, i parla, cioè non so se rendo l'idea, come aveva fatto Paolo dopo che, con la presunzione dottrinale che lui aveva, era andata all'Areopago di Atene e aveva detto: mo vi converto io a tutti i filosofi del tempo, e fece una figura di niente, fallì. E lui capì in quel momento che doveva riconvertire le sue parole, e se ne andò un anno e mezzo a Corinto per capire il linguaggio del suo tempo, e disse: io non è che rifiuto di parlare della resurrezione di Gesù, ci mancherebbe, ma non parto dalla resurrezione di Gesù per parlare con quelli che non possono immaginare che cosa sia, perché è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Io non è che per parlare con te metto primi paletti,
dice: tu vuoi parlare con me? Tu sei un peccatore. E chi se ne va? Se io dico: tu stai contro natura, chi se ne va? Se io antepongo quello che è sbagliato negli altri, gli altri anteporranno quello che secondo il loro pensiero è sbagliato in me. Punto. Ecco perché la linea pastorale, pastorale significa sporcarsi delle pecore, significa inculturarsi, cioè entrare nelle diverse culture. Dal Concilio Vaticano II, questo è la prima volta che un Papa, in maniera così chiara, mette in discussione se stesso e la Chiesa, con una grande intelligenza. Mette in discussione per essere ascoltato, perché questa è un'intelligenza straordinariamente umile, ma tattica, perché è l'unico mondo che il mondo trovi simpatia in chi, essendo un potere riconosciuto, venga ascoltato. Perché dice: è l'unico modo per parlare. Perché se io metto già avanti, vi ricordate tutti gli attacchi che ebbe il povero Ratzinger quando a Ratisbona incominciò il suo primo discorso dicendo: io sono Paolo, vengo a parlarvi di resurrezione. Lì è stato spento il suo pontificato, chiuso. Non devo di chiuso. Francesco non è che non riconosce merito a Benedetto, ci mancherebbe, ma il suo linguaggio è di apertura alla differenza. Non viene neppure un centimetro meno al Vangelo, ma si pone con un atteggiamento diverso. Tenete presente, io ho parlato di Benedetto, ma l'atteggiamento, come dire, più difficile che ha avuto la Chiesa e in qualche maniera anche più complesso, per cui ha ingenerato distanza, stranamente, è stato il pontificato di Giovanni Paolo II, il quale sembrava essere quello che il mondo, e il mondo accoglieva, ma in realtà in quel momento era la forza mediatica di una presenza che affascinava, ma non la struttura della Chiesa in quanto tale, per cui la gente si avvicinava a Giovanni Paolo II come molti vanno sul treno per Lourdes e vanno dalla Madonna di Lourdes, ma nel quotidiano sotto la parrocchia proprio non ci vanno mai, cioè nella chiesa quotidiana non ci arrivano. C'è l'evento straordinario che attrae, non c'è l'ordinarietà. C'era una distanza tra un annuncio straordinario e la quotidianità ordinaria. Francesco sta operando giusto il contrario. Sta spogliando l'evento straordinario e lo sta mettendo come humus nell'ordinario. È lì che la Chiesa deve crescere. Meraviglioso. Buonanotte a tutti.